il valore più non solo artistico, perché Matteo Di Giovanni è una personalità grande del 400, ma ogni opera d'arte rende più familiare il mistero di Dio con la fede delle persone, quindi l'immagine della Madonna di Matteo Di Giovanni rende più vicino il mistero di Dio per la vita di fede di questo popolo. La pala ritrovata, quella di Matteo Di Giovanni, è stata restaurata e ricollocata sopra l'altare maggiore della chiesa di Sant'Agostino ad Anghiari, suo luogo di origine. L'opera, datata tra il 1470 e il 1480, faceva parte di un trittico. Venne rubata nel lontano 1994 e recuperata dai carabinieri di Lucca solamente nel 2011. Adesso il restauro si è concluso e il pannello centrale del trittico è stato riconsegnato alla comunità. È una tavola, era un polittico che era stato restaurato già negli anni 90. A quel punto, dopo il restauro, purtroppo la notorietà ebbe anche come conseguenza negativa il furto che avvenne nel 94. La tavola è stata cercata tantissimo tempo e alla fine, forse tramite gli informatori dei carabinieri, queste cose non si conoscono mai fino in fondo, ne è stato recuperato soltanto il pannello centrale con la Madonna, mentre quelli due laterali con figure di santi non si sa tuttora dove siano conservati e se esistano ancora. Anche quello centrale era stato resecato, era stato fortemente ridotto per cercare di venderlo sul mercato antiquario. C'è stato, come ha detto la dottoressa Refice, un grosso rifacimento negli anni 50, una ricostruzione pittorica. E chiaramente noi ci siamo trovati costretti a rispettare questo restauro, e perché è un restauro storico e perché ricostruiva gran parte del bambino e la parte bassa della Madonna. Quindi il mio intervento è stato quello di eliminare le grosse ridipinture che erano localizzate sul manto della Madonna e sui volti, e spessi strati di vernici ingiallite che oscuravano la cromia. Ritorna nella sua antica, potremmo dire, antico splendore, anche se purtroppo comunque ha subito degli elementi bruschi che l'hanno resa in qualche modo non come era nella sua formulazione originale, però è importante anche questo, un elemento anche da un punto di vista turistico, richiamare comunque un elemento culturale che comunque richiama attenzione nel nostro piccolo borgo di Anghiari.